Zaniajlovic per il Catania invece un momento anche di bilancio di fine partita, fine campionato d'andata. Allora, sì, tanto vabbè, la giornata purtroppo è stata, diciamo, funestata da una notizia che era nell'aria, ma insomma si spera sempre che non succeda. Abbiamo voluto ricordarlo lo stesso, abbiamo voluto brindare con voi alla sua memoria, perché secondo noi era quello che avrebbe voluto anche lui. Però il bilancio al momento è ancora presto forse per fare bilancio, al di là del titolo di campioni d'inverno che, come sapete benissimo, vale fino a un certo punto. Stiamo andando bene, per carità, non possiamo lamentarci della stagione, però è ancora lunga, come ripeto sempre, è importante essere davanti a maggio, non a dicembre. Dal punto di vista invece dei progetti infrastrutturali, quali sono gli obiettivi del prossimo anno, visto che ormai ci siamo? Gli obiettivi del prossimo anno, insomma, intanto sono partiti i lavori di ristrutturazione, quelli previsti dal comune qui allo stadio, quindi speriamo non saranno tempi brevi, perché purtroppo abbiamo l'esigenza di non poter chiudere alcuni settori dello stadio, quindi saranno lavori che si protrarranno per vari mesi. L'altro obiettivo per il prossimo anno è quello di avere un centro sportivo il prima possibile per poter trasferire la squadra già vicino a Catania. Nonostante l'accoglienza che ci hanno riservato a Ragagna è stata ottima, adesso però magari qualche problema di clima c'è un po' di più. Ecco, si può dare una tempistica del trasferimento annesima, i lavori che dovete fare per il miglioramento? Sì, ci sono purtroppo alcune cose burocratiche che dobbiamo fare, l'assegnazione c'è già stata data, spero entro gennaio di portare la squadra a Nespoli. Direttore, quello del Catania è stato un anno turbolento, fatto di gioia ma anche di diverse tristezze, quindi definiamole così. Come si sente adesso ad aver preso partecipe l'intera città della rinascita del Catania? Beh, vabbè, innanzitutto credo di essere stato fortunato, nel senso che io da quando sono arrivato fortunatamente di tristezze non ne abbiamo avute. Mi sento molto orgoglioso, ma perché ho ricevuto tantissimo affetto, tantissimo entusiasmo da tutta la città. Stamattina mi hanno fatto una domanda: qual era stata la cosa più facile in questo periodo, qual era la più difficile? Ho detto che la più facile per me era inserirsi a Catania. È stata inserirsi a Catania, non me l'aspettavo, invece siamo stati accolti veramente in maniera eccezionale, con la disponibilità da parte di tutti e un entusiasmo non solo dei tifosi ma di tutte le componenti di Catania, che sono veramente sorprendenti. Quindi quello è stato veramente facile cominciare ad amare questa città. Direttore, ieri un altro obiettivo raggiunto, l'apertura del Catania Point, ennesimo bagno di folla, un altro insomma obiettivo realizzato a livello di merchandising, in questo caso da parte della Provincia. Sì, era uno degli obiettivi che ci eravamo proposti fin da subito. Purtroppo c'erano talmente tante cose da fare, quindi magari i tempi sono slittati un po', però l'importante è riuscire ad arrivarci, l'abbiamo fatto, da mercoledì ci sarà anche un sito, quindi tutto quello che ci avevamo prefissati lo stiamo cercando di realizzare. Lì purtroppo però non dipende dalla nostra volontà, hanno già stati messi in vendita i biglietti, ne avevano venduti credo quasi 500 dopo poche ore dall'apertura delle vendite, però il prefetto di Salerno ha ritenuto che non ci fossero le condizioni di sicurezza ideali per poter far seguire la squadra dei nostri tifosi, e ha preso questa decisione, noi lì non possiamo fare nulla. Un messaggio per i tifosi e un augurio per il nuovo anno? Il messaggio per i tifosi è: continuate a seguirci come avete fatto fino adesso, perché credo che sia stata una delle componenti molto importanti anche per i risultati sul campo e non solo per i risultati a livello di società. Il messaggio per il prossimo anno: spero di incontrarli tutti e festeggiare molto presto.